Ciao a tutti ragazzi, come va? Spero tutto bene. Siamo arrivati al quarto livello di Prehistoric 2, ci troviamo in questa selva oscura. Si tratta di un livello molto breve, ma abbastanza complicato, dobbiamo muoverci con molta cautela. In questo livello, cominceranno a pioverci mostri dal cielo, inoltre, dobbiamo fare molta attenzione ai salti, perché qui è molto facile cadere. Ci sono vari segreti in questo livello che ho deciso di non mostrarvi, perché, per eseguirli tutti, occorre un'abilità fuori dal normale, e siccome sono impegnato con la vita reale, non ho tempo di farvelo vedere, spero capiate. Ecco l'accendino che ci consentirà di finire il livello. Quel codice che vedete, altro non è che la parola d'ordine, ovvero un codice speciale, che, se viene digitato al menu principale, vi consentirà di iniziare il gioco da quello stesso livello. Il bello è che, la password è univoca per ogni PC, ovvero se voi giocate a questo gioco nel vostro computer, non potete digitare la password che vedete nel video, hai capito che magagna, e... Wait, sapete cosa significa? Come no? Significa aspetta, analfabeti. A parte gli scherzi, sapete che l'Italia è il paese europeo dove si conosce meno l'inglese? Sapete che in paesi come l'Austria o la Germania si fanno diverse ore di inglese a scuola, mentre in Italia solo 3? Tutto questo per pagare di meno i docenti, che in quei paesi guadagnano più del doppio. Aperta e chiusa parentesi, ovviamente in futuro farò un videoblog che parlerà anche di questo, come vi dissi una volta, sono tanti i temi in cui vorrei esprimere la mia opinione, e il problema della lingua è uno di questi. Vi dico solo che, quando andavo a scuola, io ero in una classe di 21 persone, ed io ero l'unico capace di parlare inglese correttamente. Siamo davvero rovinati. Spero che il video vi sia piaciuto. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.